Buongiorno a tutti da Giacomino, pensaci tu, rubriche dirette e curiosità. Come state, amici? Oggi siamo qua e sto preparando, secondo giusto la camera, se ci riesco, e sto preparandola per voi, arrosto panato di pollo aromatizzato. Una ricetta semplice che potete fare comunque a casa quando volete. Aspettiamo qualcuno che entri in linea, così possiamo iniziare. Allora, per fare questa ricetta necessita del filetto di pollo, che adesso vi farò vedere come lo vado a tagliare e pulire. Un pochettino di origano, delle spezie o pepe nero. Qui ho preso dei Croita Provenzale, che non sono altro degli aromi essiccati, misti, un po' di marijuana, maggiorana secca, perché non avevo quella fresca, della paprika dolce in polvere, del sale, mezzo limone, e dell'olio extravergine d'oliva. Questo è olio che viene da Sciara, dalla macina di Galbo, delle olive di Fusco Salvatore Toni, che vive qui in Germania. Ottimo olio, veramente buono. E poi per finire della mollica. Innanzitutto iniziamo a pulire il pollo. Vado a togliere al pollo questa parte qua, che sarebbe il grassetto, quest'altra parte qua che sarebbe anche il grassetto, e poi lo andrò a fettare, farò tre fette in totale. Allora, innanzitutto togliamo i grassetti. Voilà! Grassetto e nervatura. Quando avrete tolto il grassetto lo andrò ad affettare in tre fette. A me non piacciono tanto le fette troppo grosse e spesse, li farò comunque di questa dimensione. Il filetto di pollo, comunque, se andate in macelleria lo battono troppo fine. A me non piace avere un filetto di pollo troppo fine, e lo andrò a lasciare così al naturale. Come vi ho spiegato, lo vado a tagliare in questo modo, vedete, metto la mano sopra a tre fette, e da un petto di pollo andrò a ottenere tre fette di pollo. Allora, vado a togliere sempre questa parte di grasso. Uno, due. Questa parte di nervo lo schiaccio, forse è meglio che mi allontano, lo schiaccio con una mano e andrò a fare tre fettine non troppo fine, non troppo spesse nel nostro petto di pollo. E voilà, vedete? Ciao a Calogero Daniela, grazie Calogero di esserci. Andremo a tagliare il filetto di pollo appoggiandoci la mano sopra con un coltello tagliente, tre fette da un filetto. E voilà. Ripeto, togliere sempre questa parte qua di nervo e di grasso qua, questa laterale. Vedete? Tolto ciò, andremo a tagliarlo non troppo fine, non troppo grosso. Perciò, amici, stasera andremo a fare filetto di pollo
panato aromatizzato, tipo arrosto panato. Invece del vitello andrò ad utilizzare il pollo, anche perché siamo a dieta e la carne rossa non è consentita. Si prende il filetto di pollo, vedete? Andrò a togliere il nervo e il grasso che ci sta qua. Tolto il nervo, il grassetto attorno, andrò a fare tre fettine non troppo fine, come ho detto, non troppo spesse. A me il pollo, il filetto di pollo, non piace batterlo, non piace averlo troppo fine, perciò lo lascerò naturale, senza batterlo troppo, senza schiacciarlo. Anche perché lo mangeremo noi e non dobbiamo andare a risparmiare nulla. Eccola. Si prendono il filetto, si va a togliere la parte del grasso che c'è qua attorno, molto semplice. E poi col coltello, appoggiando la mano sopra, andrò a fare due tre filetti a seconda del vostro gusto e spessore che volete. Uno e due. Avendo fatto questa operazione, vado a sciacquarmi l'asse di lavoro o tagliere. Una cosa molto importante in cucina è l'ordine e la pulizia di se stessi, del piano di lavoro e degli utensili. Mai iniziare un lavoro se non avete pulito la base. Ora iniziamo a fare la nostra aromatizzatura. Prendete l'olio extravergine d'oliva, possibilmente macinato dalla macina. Aggiungere mezzo limone. Vedete il succo di mezzo limone. A me piace abbondare, ne metto un altro poco, perché piace molto il gusto, voglio sentire il gusto del limone. A questo punto vedete due spicchi d'aglio, uno e due, tagliarlo molto molto ma molto piccolino, molto ma molto piccolino, non esagerate perché poi si sente troppo. Tagliarlo in modo molto piccolino, in questo modo. Vedete? Prendo la testa d'aglio, lo spicchio d'aglio, faccio delle linee orizzontali e verticali, vedete? E poi lo andrò a tagliuzzare. Dopo che l'avete tagliuzzato in questo modo, tritatelo ancora mettendo, guardate, appoggiando solamente due dita nella punta del coltello, e tagliare l'aglio in modo che si macini il tutto. Ciao Daniel da Torino, un abbraccio al mio cugino, ti voglio bene, spesso ti penso e spesso sogno di venirti a trovare, così mi farai mangiare un pochettino della tua cucina, perché so che sei bravo a cucinare. Allora, per fare l'arrosto di pollo panato serve dell'olio extravergine di oliva, mezzo limone che già ho aggiunto lì dentro, sto tritando per chi piace un po' di aglio, ma non troppo, già due spicchi d'aglio sono già troppe,
tagliatelo in modo più piccolo possibile. Se non siete pratici del coltello, usate benissimo lo schiacciaaglio che vi troverete comunque. Vedete? Questo è il nostro aglio, ve lo faccio vedere da vicino, tagliato piccolo piccolo piccolo, e lo andrò ad aggiungere nell'olio e il limone. Aggiungerò ancora un po' di origano, questo è origano, vedete? Un po' di origano, un pochettino di pepe o spezie nero, vedete? Oggi sono solo a casa, mia moglie non c'è, il bambino è all'asilo, faccio un lavoro più tranquillo. Della paprika, a chi piace, questa è paprika dolce in polvere, a chi piace il piccante può utilizzare quella piccante, siccome lo devono mangiare i bambini utilizzerò solamente quella dolce. Un po' di marijuana, marijuana, maggiorana, detto in italiano, se c'è fresca meglio ancora, io non ce l'ho e sono costretto a usare questa secca. Poi, se trovate queste croita provenzale, che non sono altro dei aromi secchi per arrosto, li vendono, li trovate in qualsiasi negozio, non è altro che tanti aromi secchi che servono per gli arrosti, per fare il pollo arrosto, andremo a unirlo all'olio, e per completare del rosmarino, questo vedete, rosmarino fresco, lo andrò a tagliare in modo anche piccolissimo, più piccolo lo fate meglio è, spero che l'audio oggi si sente, ogni volta ci sono sempre problemi di audio, stavolta ho usato le cuffie col microfono con Bluetooth. Ragazzi, qui in Germania ancora abbiamo il lockdown, dove tutti i negozi, abbigliamento, che ne so, di scarpe, elettrodomestici sono tutti chiusi, perciò si può solamente acquistare, mangiare da asporto, solo pizze o kebab o che ne so, i locali che forniscono servizi da asporto, fino alle ore 20, perché alle ore 20 c'è il coprifuoco, e questo discorso è per tutta la Germania. Io non capisco in Italia come fanno a fare queste zone, queste distinzioni in regioni: Lombardia zona rossa, Campania zona arancione, zona arancione scura, zona gialla, zona verde, zona... ma che cavolo, no? La differenza è che qui in Germania, se la zona è rossa in tutta la Germania. Se è gialla in tutta la Germania. Se è bianca in tutta la Germania. Perché non esiste che la Lombardia è zona rossa e poi il Piemonte è zona arancione. Perché la Lombardia e il Piemonte dove stanno? Non stanno nei confini. Perciò una cosa si fa bene è uguale per tutti, o non si fa per nessuno, a mio avviso. Quindi comunque, da un anno, adesso, a parte che hanno riaperto un mese, che tutti i negozi sono chiusi, gli enti pubblici sono chiusi, solamente le banche sono aperte, che le banche devono lavare e lavorare, i tribunali sono aperti, e come vi ho detto, mangiare da sport. Comunque, vedete, questo è l'olio extravergine d'oliva. Lo sono andato a mettere delle spezie nere, del rosmarino fresco, dell'aglio tritato finemente, un pochettino di paprika dolce, quello che ho dimenticato è il sale. Un saluto, un abbraccio al Rewind di Muscarella Pietro sulla statale di Cefalù, nonché mio fratello il re delle arancine. Se volete mangiare le arancine buone, ma veramente, non voglio fare solamente pubblicità, andate al Rewind di Muscarella Pietro sulla stradale di Lascari di Cefalù, che lui, oltre ad aver avuto per 8 anni il locale a Cefalù, il rossicciere da Piero, adesso ha aperto un nuovo locale
ed è conosciuto e famoso per le arancine più buone che c'è valore. Prendete la mollica, salate un po' di mollica, mettete un po' di sale anche sulla mollica, mettete anche un pochettino di pepe, mettete anche qua un pochettino di paprika dolce, un pochettino di origano. Vedete, bisogna aromatizzare. E un pochettino di roita, sono aromi secchi per arrosto, ritrovate. Mescoliamo un pochettino tutto. Vedete? A questo punto andremo a panare il nostro filetto di pollo. Prendere il filetto di pollo, passarlo nell'olio, limone e gli aromi che ho messo. Fate scolare un pochettino. Con una mano, con la mano destra, impigliate il vostro filetto nell'olio. Con l'altra mano, sempre pulita, invece panate. In questo modo avrete sempre la mollica pulita che non farà grumi e non avete quelle mani sempre sporche di mollica. Vedete, questo è un trucco che mi hanno insegnato 20 anni fa e vale per tutti i tipi di panatura, carne o pesce, quello che sia. Ma vedete, filetto di pollo panato in questi aromi. Questa è una ricetta comunque, questo è un metodo dove non andremo a panare con l'uovo come se volessimo fare una peccata milanese, ma andremo a panare con dell'olio, del limone, degli aromi, e questa specie di panatura va benissimo sia per andarla a cucinare alla griglia, al carbone o anche in padella. Io questa sera li farò direttamente sulla piastra, no? Perciò con una mano, come vi ho detto, panare nell'olio, con l'altra mano, quella asciutta, vedete? A 20 anni che lo dico, anche i miei allievi, panate il vostro filetto di pollo o carne o quello che sia. Questo è un metodo sistemato per evitare che la vostra mollica si sporchi, faccia grumi. Che vado in tanti locali di amici miei dove hanno sempre la mollica sporca, piena di grumi duri che poi vanno a finire sui denti, e oltre a questo producono anche batteri. In questo modo avete sempre un piano di lavoro pulito, con la mollica pulita e le mani pulite. Perciò panare bene il filetto di pollo. Meno male che è andato a finire l'olio. Vedete, mi è caduto la cuffia. Avendo le mani pulite, vedete, avendo le mani pulite e non sporca di olio, mi posso permettere di prenderla e metterla nell'orecchio. Questa sta la differenza. Vedete? Non è un sistema difficile, è solamente prendigli una mano. Cioè voi dovete sempre ricordarvi che una mano va a bagnare la vostra carne, il vostro pollo, il vostro pesce, quello che sia, vedete? Una mano. E l'altra mano andrà a panare. Semplice, matematico, no? Lasciate scolare un pochettino bene. Posso mettere qua, lo vedete meglio. Un saluto, un abbraccio al nostro amico Salvatore Scarano, che è un bravissimo cuoco, mio collega di lavoro, ha avuto per tanto tempo anche lui dei locali, adesso ha capito che fare l'operaio conviene e ha venduto il suo ristorante e si è messo a fare l'operaio. Bravo a Totò. Totò, che si dice dalle tue parti? Poi saluto anche a Enzo Salvatore Scarano, l'ho salutato. Enza sarebbe tua moglie, no? Allora amici, mi raccomando, all'Ascari, Campo Felice, Cefalù, per le vostre pizze, per le vostre arancine e nonché anche pasta al forno, chiamate al Rewind di Muscarella Pieno sulla statale di Cefalù. Un nome, una marca, una garanzia. Vaffanculo. Vaffanculo alle cuffie, che cadono sempre.
Se invece volete mangiare degli ottimi carciofi, broccoli, andate a Sciara sulla stradale per Termini Imerese, di fronte Cerda, e lì a Sciara, presso la famiglia Muscarello, presso la famiglia Serio, Franciamore, potete comprare i vostri carciofi spinosi, che sono i migliori. Che sono i migliori come qualità. Lì troverete anche l'olio extravergine d'oliva. Io l'ho fatto arrivare tramite camion dalla Sicilia. Il mio olio viene dalla macina Galbo di Sciara, ma delle olive di Fuscotoni che arriva qui in Germania. E grazie a Tony c'ho dell'olio. Ora aspettiamo che magari papà si convince e mi manda pure lui un pochettino di olio buono. Mariano, fai opaco. Qua in Germania tutti i nostri prodotti italiani costano un occhio. Allora amici, vi ho spiegato come si fanno il filetto di pollo aromatizzato. La stessa base la potete utilizzare per fare il vitello panato o anche i filetti di pesce arrostiti panati. Nella prossima diretta che farò, non lo so più tardi, stasera, vi farò vedere come si puliscono e si sfilettano le sarde, le sardelle, perché domani ho voglia di mangiare pasta con le sarde. Non c'ho i finocchi, perciò mi accontenterò solamente delle sarde. Perciò più tardi, nella prossima diretta, vi farò vedere come si pulisce il pesce, come si puliscono le sarde. È come si fa la pasta con le sarde. La diretta sta per finire, perché ho finito pure qua di fare il pollo. Vedete, una mano servirà per impanare la carne nell'olio, nel liquido, l'altra mano per panare nella mollica aromatizzata. Io ho finito. Ora vi sciacquo le mani e andrò a salutare i miei amici che mi stanno guardando. Allora, risultato finale, guardate, la mollica che mi è rimasta pulita, non ci sono grumi, non è sporca. La stessa cosa l'olio, vedete? Si può riutilizzare. Quando finite un lavoro, amici, a parte che io sono pulito, ricordatevi sempre di pulire subito il piano di lavoro e tutto, vedete? In questo modo avete sempre la cucina pulita. È perfetto. Ora, questo filetto di pollo, questa sera lo andrò a, o più tardi, a cucinare alla griglia. Uno li vado a salutare a tutti. Allora, secondo. Oh, un pochettino di aria.
Una bella sigaretta. Allora, amici, salutiamo a Salvatore Scalano, a Pietro Muscarella del Rewind, a mio nipote Mario e a Davide, a tutti i miei nipoti. E un abbraccio alla mia mamma, un saluto a tutta la Sicilia, a tutta l'Italia, a tutta la Germania. Vi aspetto alla prossima diretta di cucina. Alla prossima diretta di cucina vi andrò a spiegare come si fa la pasta con le sarde. Pasta con le sarde e zafferano. Volevo fare la pasta con i finocchi, ma i finocchi in questo momento sono tutti una scorta favorita. Non abbiamo finocchi selvaggi in Germania. Li ho ordinati. Un abbraccio, un saluto a tutti. Da Giacomino, pensaci tu.